carbone, benvenuti in questa lezione di Bian Gamma. Studeremo prima in modo semplice e poi passeremo, insomma, ad aggiungere qualche terzina. Faccio ascoltare il brano e poi lo studieremo insieme. La parte è questa. E si ripete insomma da capo, è inutile ripeterlo tutto, poi ci sta, diciamo, il finale che poi vedremo. Bene, andiamo molto velocemente con questa lezione. Abbiamo, è in due mezzi, ma noi la penseremo in quattro quarti per semplicità appunto di studio. Quindi la parte è questa, il pollice, abbiamo il quarto dito sul sol, quindi il pollice capita sul re per capirci, quindi il quarto dito sul sol, e questo il pollice, due pulsazioni, 2, 3, 8 pulsazioni, col metronomo è questo, 80 il metronomo, qua studiando lentamente potete fare due battute in apertura, due in chiusura, poi quando lo farete veloce un rigo in apertura, quattro in apertura, quattro in chiusura. Fate il primo rigo, benissimo, secondo rigo il pollice si allarga di un tasto e va praticamente sul do, è questo, quindi il 4 ritorna dove era prima, rimane fermo, qua se notate c'è scritto rimani fermo, si allarga solo il pollice, chiaro? Quindi è questo. Va bene? Quindi il secondo rigo è questo, ripetetelo. Andiamo avanti col terzo rigo, quindi è questo, è come l'inizio praticamente. Stesso rigo dell'inizio, cambia solo l'ultimo rigo, questo quarto rigo, è così. Abbiamo il 5, due pulsazioni, 5, il 3, due pulsazioni. E 6 movimenti di pausa. Quindi vi ricordo che il terzo rigo è uguale a questo. Stiamo vedendo ora il quarto rigo, che è questo qua. È una sincope. Ta, 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 ta. 6 movimenti di pausa, 2 più 4. Bene, fatto questo, ripetetelo tantissimo. Dopo mettiamo i bassi ora, ovviamente voi li metterete da qui a un mesetto, due mesi, dopo che avete memorizzato benissimo la parte. Ed è così, siamo sui bassi in posizione 2M, 2 minore, quindi Re minore, e vabbè vi spiego i bassi prima velocemente, quindi Re minore, 2M, 2 minore, poi 1M e Sol minore, insomma questo qua. C'è scritto anche 1M, insomma, quindi 0, 1, M minore, poi troviamo il 0, quindi Do, Re minore, in questa prima parte c'è solo questo, ci sta anche il La, quindi questo qua è 0, 1, 2, 3, quindi 3, chiaro? Qua potreste farla settima, però lasciamo il tutto, insomma, se riuscite a farlo, altrimenti fate il La, come scritto, maggiore, va bene? Quindi 3 in questo caso, quindi andiamo con i bassi, il Re minore, quindi 2M, il basso accordo,
se riuscite alternate, altrimenti no. Quindi ci sono gli esercizi appunto con i bassi alternati. Andiamo avanti, quindi da capo, quindi basso, corto, alternato. I bassi in 1M, quindi sol minore. 8 bassi, basso, corto, alternato, corto. I bassi vanno sul do ora. I bassi in 2M, quindi re minore. 8 bassi, come l'inizio qui. Bassi in sol minore, 1M. 8 bassi. Ma attenzione, c'è un salto abbastanza difficile in la, chiaro? Quindi è questo. I bassi in re minore. E solo i bassi, va bene? Quindi il salto difficile è questo che trovate qui. Devo sistemare solo una cosa, ecco qua, basta, ecco qua, e ci siamo. Sì, tutto ok. Bene, la parte è questa, ripetetela tantissimo. Ora vediamo di aggiungere qualche abbellimento, va bene? Quindi l'inizio, faccio prima del 2, 4, 3, 2, quindi doppia acciaccatura. Prima del 3, 5, 4, poi subito il 3. Avanti ancora uguale. Due, tre, due. Doppia acciaccatura prima del 2. Quindi questa prima parte è solo, diciamo, doppia acciaccatura. E alla fine potreste fare questo. Questo col pollice premuto, va bene? Eccoci qua, la parte è sempre questa. Io, insomma, memorizzate prima la parte, altrimenti trovate difficoltà. Andiamo avanti con la parte successiva, che è la melodia, quindi principale. E questa quindi. 4 sul si bemolle, quindi tasto nero. Col metronomio questo, 1, 2, 3, qua, quindi 8 pulsazioni, 5, 6, 7, 8, bene, fate questo e ripetetelo per una mezz'oretta, fin quando esce benissimo, il video è qua, potete ascoltarlo 1000 volte, va bene? Bene, ci siamo. Andiamo avanti con la frase successiva, abbiamo il quarto dito sul si bemolle, quindi tasto nero, quindi come prima. 1, 2, 1, 2, 1, 2, il 2 che dura 8 pulsazioni, col metronomo è questo, 1, 2, 3, qua. E il righo successivo è questo, chiaro? Questo. Fatelo per mezz'ora, collegate i due righi. Andiamo avanti con la parte successiva che è questa, eh? Il pollice. Ah, qua eravamo in questa posizione, allarghiamo il pollice di un tasto e quindi così, eh? Chiaro? Andiamo sul mi praticamente, quindi. Giriamo col 2 e rimaniamo fermo su questo tasto. 8 pulsazioni, questo pollice col metronomo lo faccio ascoltare. 1, 2, 3, qua. Giro. 8 pulsazioni. Va bene, il rigo è questo. Pollice sul mi. Basta la gara di un tasto come trovate prima. Fatelo per 10 minuti, collegate i 3 righi per altri 10 minuti e ci siamo. Frase successiva è questa. Qua abbiamo una sincope all'inizio. Guardate il video dedicato alla sincope. Quindi 4 sul tasto nero, si bemolle. 3, 2 e poi il 3 lungo. 4 pulsazioni e effettuiamo un cambio di dito. Chiaro? Ripeto col metronomo. 1, 2, 3, qua. Il righo è questo, va bene?
ripetetelo tantissimo. Sì, questo qua, la sincope sono queste tre note. Ta, ta, ta. Va bene? Bene, fatto questo, collegate questi quattro righi e imparateli quasi a memoria, chiaro? Bene, ora inseriamo i bassi su questi quattro righi. Diciamo che tornate su questo video dopo qualche settimana, un mese, inserite i bassi dopo che avete memorizzato la parte melodica bene, chiaro? Siamo sui bassi in posizione 2M, 2 minore, cioè Re minore, e questo insomma. Mettete gli alternati se ci riuscite, altrimenti no, va bene, fondamentale accordo, quindi. Ora i bassi vanno su Sol minore, 1M, quindi. Bassi su posizione di Do, quindi 0. I bassi in posizione di meno 1, quindi Fa. Il 5 qua in questo caso si allarga sul Do, quindi va in questa posizione. Sì, in effetti sì. Dobbiamo indicarlo perché prima non l'abbiamo indicato, quindi quinto sul Do. Do. Va bene, quindi eravamo su questo Do, si allarga su quest'altro Do, insomma. E il terzo dito, ora andiamo con i bassi sulla settima, cioè tre settime, 0, 1, 2, 3, mettiamo la settima, se ci riusciamo, altrimenti anche non settima. Alternato accordo, va bene? E questa parte è finita. Arrivati qua, insomma, si riprende. Abbiamo fatto questi quattro righi. Si riprendono nuovamente questi quattro righi, chiaro? Da dove c'è il segno di qua, da questo segno rosso. Però attenzione, quando riprendete, io sotto qua vi indicherò Re minore. Perché vi indico nuovamente Re minore? Perché quando lo suonate di seguito avete il Re minore scritto qua, quando ritornate da quella parte, qua avete, vedete, vi trovate la settima, quindi beh, i bassi sono diversi per capirci, e ve li ho appuntati qua, chiaro? Ok, ci siamo. Vediamo qualche abbellimento su questa parte, ma ben poco, quindi 3-4-3, doppia acciaccatura, 4 insomma sul Si bemolle, qua sul tasto nero. 2-3-2, andiamo avanti. Poi possiamo fare una sincope. Poi 5 sul Do. Qua. Prima del 2 facciamo 4-3-2. Quindi col 4 sul tasto nero. E ripeto tutto, va bene? Andiamo avanti ora con questa parte dal terzo rigo di quest'altra pagina, quindi è così. Qua è scritto solo una volta il 2 che dura 4, però potreste fare. Però facciamola come è scritto: il 2 dura 4 pulsazioni. 1, 2, 3, qua la sincope. Dura 8, chiaro? Col metronomo. 1, 2, 3, qua quindi. 2, 3, qua. 8 pulsazioni, chiaro? E il rigo è questo, va bene? Questo qui. Andiamo avanti col rigo successivo. Abbiamo il pollice nuovamente, 4 pulsazioni. 1, 2, 3, qua. Il 5 si allarga di un tasto. 2 tasto nero. Il pollice, 8 pulsazioni, effettuiamo anche un cambio col 2. Va bene? E il rigo è questo. Fatelo per una mezz'oretta, non andate di fretta, eh. Collegate poi due righi, ben fatto. Se avete difficoltà non proseguite, altrimenti diventa un casino. Cioè, suddividete questa lezione in più giorni, e vi trovate dopo aver effettuato il cambio col 2 sul La. Insomma, ora andiamo avanti. 1, 2, 3, qua sincope, come sopra, uguale a sopra, questo terzo rigo, cioè questo rigo qua uguale alla parte di sopra, quindi. Che è questo qua, ve lo mostro, eh. Questo.
è uguale a questo, chiaro, identico, non cambia nulla, cambia solo questo che andremo a vedere ora. Quindi questo, la sincopettata, 4 sul tasto nero, do diesis, re, 8 pulsazioni, va bene? E quindi è questo il rigo. Qua in sintesi, vabbè, memorizziamo prima questa. Andando avanti è la stessa cosa. Identico, questi quattro righi. Uguale, non cambia solo un po' nella parte, il quarto rigo. Vabbè, tenete presente, ora vi faccio una cosa, facciamo così diventa più semplice. Questi quattro righi, tenete presenti. Ora sono uguali andando avanti. Cambia solo l'ultimo rigo, ma nemmeno tutto il rigo. Dopo la sincope. Cioè, fino alla sincope uguale, cambia solo queste tre battute finali. Chiaro? Quindi cambia nulla. Va bene? Dovete solo memorizzare quest'ultimo rigo. Che andremo a vedere ora. Invece di fare quello che avete fatto ora, che era questo. Cambia solo la conclusione, la chiusura, come in gergo si chiama a volte. Allargate di un tasto, giriamo con due e poi il pollice. Solo questo cambia, va bene? Ecco qua. Questa parte finale, gli altri quattro righi. Arrivati qua, insomma, si riprende tutta la parte da capo, va bene? Si prende tutta la parte e poi l'ultima volta si fa il finale, che vedremo tra poco, va bene? Vediamo ora questi quattro righi, perché capendo questi quattro righi con i bassi abbiamo capito anche gli altri quattro, va bene? Ed è così, siamo col 2 sull'A qui, quindi col quarto sul Do per capirci, di qua sto riprendendo, con i bassi in posizione 2M, Re minore, così quindi. Bassi 1M, Sol minore, 8 bassi. Bassi in 0 settima, quindi Do settima. Il 5. I bassi in Re minore, quindi 2M, quindi. Bassi in Sol minore 1M. Questo quarto rigo invece vado di questa parte, vado in La settima, cioè 3-7, quindi 3 settima. Il 5, qua andiamo con i bassi sul Re minore, quindi 2M. Andando avanti è la stessa cosa, la parte è questa, va bene? Cambia solo questa parte finale che abbiamo detto prima, che è così. Bassi in posizione Re minore. E si ripete tutto da capo, va bene? Vi mostro, vabbè, c'è tutto scritto, insomma, questi quattro righi di prima con questi quattro di ora, il finale solo. Quando arriviamo qua, l'ultima volta, faremo il finale, quindi facciamo questo re lungo, questa nota lunga e andiamo al finale. Com'è il finale? È così, cambia ben poco, dal 2, che dal pollice, insomma, di qua riprendiamo, vedete, di qua e colleghi il finale. Lo faccio ascoltare prima, è così. Come è scritto, poi vediamo qualcosa di diverso, va bene? Però come avete notato, qui il primo rigo e mezzo è uguale a quello che c'è scritto sopra, cambia solo la parte finale, poche note, insomma, veramente pochissime. Quindi da qua. Poi la sincope, il 3, 4 sul do diesis e il 5 sul re. Quindi solo quest'ultimo rigo con i bassi, in posizione di La settima, i bassi, quindi 3 settima. Re minore i bassi, 2 minore. Volendo la parte finale, questo re possiamo fare questo, col quinto premuto. Re minore, poi bassi, Sol minore. E lo stop sul Re minore. Chiaro, viene questo.
magari il finale, la settima e poi il re minore. Chiaro? Possiamo fare anche altro, però verrebbe così. Chiaro, lo faccio lentissimo. Questi due, poi 4 sul do diesis, 2, 1 e questi. Beh, riguardate il video, non l'ho scritto, sennò diventa veramente complicato. Cercate di capirli anche al volo, va bene? Non sono scritti qua sol minore e re minore, l'ho semplificata, è solo lo stop finale. Lo stop intendo questo segno, questa L, al contrario, va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi se vi è stato utile questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, non costa nulla, però sarete avvisati ogni volta che caricherò, insomma che pubblicherò un nuovo video. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!